mettete i continentali e non i tradizionali che dicono altre cose. Se noi vogliamo e crediamo che i servizi tecnico-nautici, in questo caso il pilotaggio, sia una delle tre gambe principali di questo curriculum, quindi siamo tutti convinti che è stato detto, dobbiamo comunque blindare ancora di più questa direttiva, che può essere sicuramente una carta da spendere anche a livello normativo più basso e quindi europeo, per far dire: guardate, l'Organizzazione Mondiale che si occupa della sicurezza della navigazione ha determinato delle caratteristiche, ha detto che cosa devono fare, cosa devono avere i piloti dei porti a livello mondiale, non solo europeo. Quindi dalla Repubblica di Palau, che è il Oceano Pacifico, all'Argentina, dall'Argentina al Canada, dal Canada al Giappone, ha detto: benissimo, lasciamo tutto com'è, non accettiamo il lavoro di un gruppo di lavoro, scusate, ancora il gioco di lavoro, lasciamo la direttiva del 2005, l'abbiamo presentata un anno dopo, l'abbiamo portato a casa anche grazie al professor Carboni, che vedo qua, e saluto, e agli amici dei genitori, l'abbiamo portato a casa questo risultato. Non la togliere che si possa fare anche questo, laddove si ritiene di dover ulteriormente blindare e mettere i quattro angoli di ferro a questa direttiva. Chiudo con due bellissimi aneddoti. Io non voglio ringraziare nessuno, ma ringrazio adesso i piloti, tutti i piloti, non solo di Napoli, mi permette questa divagazione, questa irrituale cosa, tutti i piloti italiani. Io ero nato a Porto Ferrari dal 96 alla fine del 99. Nella mia ultima estate di comando, un giorno avevamo non c'era tutta puntuale, ma io il pilota Luciano Favacca si decideva tutto, decidevamo dove andare a nave, ovviamente io anche delle navi del crociera, avevo imparato a nave del crociera, una bellissima giornata, era 6 giorni, 17, mi pare, comunque l'epoca è quella. A un certo punto, da una giornata bello come oggi, si alzava in domani, bello 69, prego, la nave, perché insomma ancora rompe la catena dell'acqua e si va a incagliare nella nave di Porto Ferrari, davanti alla catena che io all'epoca comandavo. Ero fuori, mi chiamano, mi pare fosse domenica, mi chiamano, mi vedo questa nave dall'altra parte del golfo di Porto Ferrari e dico: beh, e ora? Ovviamente non mi sto a dire tutto, ma vado al solo. L'amico, diciamo, Franca, il pilota con cui si decideva tutto, dice: guardi, senti, diciamo, andiamo e insomma diciamo tutto quello che si vede. A un certo punto dice: ma vediamo ora da bordo, che pareva che ci fosse acqua, si è incagliata, diciamo, di fianco. Insomma, ve la faccio breve. Dopo erano le 3-4 del pomeriggio, alle 8 e mezza di sera, lui a bordo della nave, che si erano comandate, hanno liberato la nave di punta, ha preso acqua e si è messa all'acqua. A quel punto io sono stato fortunato, perché io ho deciso con serio effetto di non fare nulla, perché la nave era in perfetta, non c'era un 200 di sono accolto, la nave si chiamava Black Watch, però aveva tutto in ordine, cioè elettricità, non aveva fallo, eccetera. Io il sargento e lui la grande personalità, quindi lui mi ha dato una grossa mano, perché quello è stato il pomeriggio più lungo della mia vita e della mia carriera di ufficiale del corpo. Quindi devo dire un grazie enorme ai piloti, ma credo che tutti noi dobbiamo. Altro ricordo, e chiudo: un mese e mezzo fa saluto l'ambasciatore e lo staff dell'ambasciata, faccio un piccolo saluto, e l'ambasciatore a un certo punto diceva: devo dire grazie alla grande diretta che ha condotto da consumato pilota la nave Italia, rappresentando io il capo missione d'Italia nell'Organizzazione Internazionale Marittima in maniera egregia. Quindi mi ha paragonato a un pilota, e per me questo è stato un grande onore. Grazie. Dove gli unici due stati rappresentati in Italia erano il Regno di Napoli e il Regno di Sardegna. Mi ci viene anche da ridere, perché mentre guardo la bandiera del Regno di Sardegna, che è molto strana, quella del Regno di Napoli, mi viene in mente che dopo aver fatto il pilota uno va allo stadio con la stessa bandiera che fare Napoli. Per cui, detto questo,
le altre due cose che ci voleva far vedere è che nei nostri anni di storia in realtà ci sono delle cose che non sono assolutamente cambiate. Come si saliva a bordo 300-400 anni fa, si continua a salire a bordo oggi alle navi. E a salire, e a scendere. E non sono cambiati neanche gli organi di governo. Quelli vecchi sono molto più belli, sono di ottone, Morgan. Oggi le plance sembrano aeree, però in realtà oggi ti devi affidare a una macchina, a un timone vista davanti fa piano. Io credo che sia stata commovente per tutti, sia stata una lezione per tutti, per come le persone continuano a essere affezionate a questo lavoro. Devono essere una lezione per i più giovani e credo che la nostra generazione, quella mia e Luigi, sia quella di aver raccolto il testimone da chi ci ha preceduto. Io chissà la vedo il comandante Guozzo, il quale ogni tanto mi telefona con affetto per sapere come vanno le cose. Io perlomeno, che Luigi sei più giovane, la mia corsa l'ho quasi finita, sono pronto a cedere il testimone alle nuove generazioni, le quali si assumeranno la responsabilità tramandare il nostro lavoro probabilmente a qualcuno di questi ragazzi che sono in sala. Io devo dire la verità, quando mi vedo mi ci riconosco, quando facevo il nautico non avrei mai pensato di fare il pilota, questo ve lo premetto, però una serie di circostanze della mia vita poi mi hanno portato a navigare. Da giovane sono arrivato ad avere tanta navigazione a pochissima età e ho vinto il concorso di volo. Io spero che in sala ci sia qualcuno tra di voi che raccolga il nostro testimone. È doveroso dover dare una risposta all'amico Andrea. È uno sbaglio intravedere nel futuro del pilotaggio il MEC. Io, come è stato prima accennato, stiamo facendo uno studio sul MEC, perché a furia di sentirne parlare poi ti stufi anche, no? La soluzione introdotta in Italia, condivisa dal Ministero, condivisa dal Comando Generale, quella del pilotaggio VHF, in una relazione